World Music Today. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Vede per molte volte questa credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani, di avere le mani e di dire domani e tutte queste cose che fanno parte dei sette nani e via dicendo. Noi siamo anche contenti. Mi stai dando del nano? No, assolutamente no. Siamo contenti di programmare certa musica che comunque ha questa voglia di essere solidale. Poi ecco, chiamalo un po' come ti pare, non si sa. No, non ho idea di che cosa tu stia parlando, perché non stavo sentendo la canzone. La canzone è quella praticamente di Marco Mengoni. Non la conosco. Esseri umani. Non è arrivata ancora. Non è arrivata ancora dalle vostre parti? No, non c'è ancora. Mengoni sa che qui non si ascolta. Qui gli unici italiani che si ascoltano. A proposito, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio a te. Ai tuoi ascoltatori. Francesco Vercillo, direttamente da Buenos Aires, che è in questo dalla momento mia cameretta. Dalla cameretta di Buenos Aires di Francesco Vercillo in zona Palermo. Sono a Palermo, ma a Buenos Aires, ok. Siamo direttamente. Qui si ascolta soltanto Ramazzotti, la Pausini e tanta vecchia musica italiana. Ogni tanto qualche amico mi cita Rita Pavone, il Ballo del Mattone. C'è anche un ristorante che si chiama Il Ballo del Mattone. Addirittura. Sì. Senti, ma arriva a tratti questa musica italiana con i soliti big della musica, quello che magari è un po' più nascosto dalla nostra musica, o perlomeno quello che fa meno eco dall'altra parte dell'oceano, non si vede, non si sente, proprio non se ne parla. No, non proprio gli ultimi 20 anni dell'Italia all'estero non sono mai arrivati musicalmente parlando.
Ammesso che poi ci sia qualcosa di interessante, bravo, io volevo arrivare lì. Qualcosa esiste di interessante, a volte la musica italiana cerca di esserlo con tutto questo, secondo me, terreno meno fertile rispetto a qualche anno fa, perché c'è molta molta musica che arriva dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, come sempre noi siamo molto più esterofili, no? Hai visto l'Eurofestival? Ti dirò, mentre praticamente, allora, vediamo un po', rifiutiamo qua perché non c'è assolutamente. Ok, il vecchio Eurofestival lo seguivo mentre lo guardavi anche tu, e sì, ti ho visto con questa bellissima fotografia che giostrava anche l'Australia, giusto? Sì, noi italiani siamo arrivati al terzo posto. Guarda, ti ho chiesto se hai visto l'Eurofestival. Qualcosina l'ho vista, sì, in streaming. Era carino vedere anche come gli altri paesi europei e non votassero, e quali fossero i paesi più votati, riuscivi a capire anche tanti equilibri politici c'era dietro, c'era una serie di cose dietro, per cui è stato a me è piaciuto moltissimo, indipendentemente dalla musica. La partecipazione italiana, forse qui adesso magari qualcuno mi darà anche addosso, ma insomma fatelo pure, la canzone italiana del volo secondo me è orribile, non mi piace il loro modo di cantare, non mi piace nulla, la canzone più carina secondo me era quella australiana. Detto questo, ti ho visto etichettato con questa proprio scritta Australia, e ho detto bello, è così. In realtà volevo metterci San Marino, visto che la stavo ascoltando grazie a RTV San Marino. No, che stavo dicendo? Praticamente è contento della vittoria australiana. No, non l'hanno vinto. No, vinto gli italiani. No, ho vinto la Svezia. Un pezzo obiettivamente carino. Però no, la cosa che dicevo era chi ha votato il pezzo italiano. Il pezzo italiano è stato comunque votatissimo. Sì. In alcuni paesi dove la musica, la vecchia classica, se vogliamo, musica italiana, aveva ha sicuramente il suo grande successo. La musica italiana, per come è fatta proprio la nostra lingua, con tante vocali, tante A, all'estero quando te ne accorgi, nel senso che tutti gli argentini mi dicono che suona come una serie di I, come se avessimo I da tutte le parti. Questo era il suono di un orecchio argentino. Per come fa la musica, proprio come si scrive la musica italiana è tutta gradevole quando è melodica. Su tanti altri generi musicali, la musica italiana, l'accento suona difficile, come dire, il rap con lo spagnolo, come ti suona l'orecchio? Al mio orecchio suona. A me piace invece lo spagnolo, sai, sotto certi aspetti, ha una sonorità un po' particolare, ha una sonorità a volte un po' particolare, in altre magari viene poi allungato col discorso diventa. Dimmi. Sta malissimo con il rock, secondo me. Con il rock, bravo, con il rock non ha nulla a che vedere, quello è vero, giustamente. E vale con la musica italiana, noi è giusto, capisco che ci ostiniamo a fare altre cose, perché è anche la nostra lingua, che male c'è cantare in inglese, invece da noi c'è questo, cantare per forza in italiano se no non vende. Complicato. No, non è che diventa molto complicato, diventa quasi complicato nel momento stesso in cui l'esserlo è a volte il voler rappresentare un qualcosa che non ci appartiene, no? E magari tentare di cantare qualcosa che non veste italiano, ecco. Come dire, guarda che bell'abito, però non ti veste bene. No, la nostra lingua che è bellissima, e quando sei all'estero ti accorgi di quanto sia bella, è veramente bella, ricca, non è adatta a alcuni generi musicali, bisogna farci conti. Quindi qui gli argentini si ostinano a cantare rock, che si chiama rock nazionale argentino, è una cosa orribile, indescrivibile per quanto sia brutta. Proprio non va, non piace la musica, è vecchia, non c'è niente da dire, eccetera eccetera, e poi è legata secondo me alla lingua, suona male, non... L'inglese è perfetto. C'era un gruppo spagnolo che qualcosa di carino ha tentato di farlo qualche anno fa, Entro Dostierra, Heroes del Silenzio, no? Che tentava di cantare questa cosa un po' più urlata, un po' più cantata, magari che si scostasse un po' dal classico melodico. Ce l'hanno fatto con 3 canzoni, poi hanno finito. va bene, insomma, intanto abbiamo sparato a zero pure oggi. No, ma siamo contenti perché noi non ci ferma nessuno. Quando dici le malelingue le tagliamo, no, noi le abbiamo e vogliamo dirlo senza alcun problema. Io volevo farti invece i complimenti ad una tua intervista che è andata in onda ieri, a Radio 2, che tratteggiava un po' questo viaggio di questo ragazzo italiano in Argentina, Cile. È stato bello, complimenti.
grazie. No, devo dire che il personaggio è fantastico, Roberto Lampa. Roberto Lampa, esatto. Un giovane italiano che si è trasferito qui da diversi anni ed è un economista dell'università. Quindi, come dire, in quanto economista dell'università tu ti aspetti che sia uno serio, insomma. Invece è un ragazzo ovviamente normalissimo, con tanta voglia di conoscere, e ha fatto una bella avventura, ha fatto 6.000 chilometri da Ushuaia a Salta, quindi dal sud dell'Argentina sino quasi al nord, passando per delle strade incredibili. Sono 6.000 chilometri di strade, la maggior parte sterrate. Sì. No, la però cosa carina, sai, soprattutto lui l'ha fatto con una vecchia Honda 150, ecco, che è l'Honda con la quale va al lavoro. Quella, sai, vedete, con la maggior parte qui la si usa per fare le pizze, per girare in città e consegnare le pizze. Lui con questa motina qui si è fatto questo. 6.000 chilometri. No, sì, la cosa bella che mi ha veramente colpito di tutta l'intervista, devo dire la verità, è quando si parlava di solidarietà, di quanto la gente ti aiuti nel momento stesso del bisogno, quando, che ne so, puoi forare piuttosto che. Guarda, io sto scoprendo questa cosa, che sto intervistando tanti per lavoro, per la radio, sto intervistando tanti italiani che vivono nelle parti più disparate del mondo, dall'Australia alla Corea, appunto qui all'Argentina, ma tu non sai che gli italiani che mi dicono: da quando sono qui ho riscoperto che le persone sono tutte gentili, educate, carine. Cioè, noi italiani all'estero cerchiamo una cosa che purtroppo in Italia oramai non c'è più, che è il sorriso. Cioè, ci manca in Italia, vi manca, fortunatamente sono fuori. Io mi tengo fuori. Più la voglia di tornare a sorridere e avere delle relazioni spesso normali o quantomeno educate. Per cui tutti all'estero noi ci sorprendiamo e diciamo: ma guarda, qui la gente è carina, è gentile, fa le file. È zitta durante la fila, non spinge al supermercato, non fa quella faccia brutta quando magari viene portato via da un parcheggio, perché sembra che quando ti prendi il parcheggio, no, se ti vede che barcolli per strada, non ti caccia a pedate o urla, chiama la polizia, ti chiede: va tutto bene? Sì. Cioè, questo mi è stato appena raccontato da un ragazzo italiano emigrato in Australia. Certo che rimanere così in silenzio, perlomeno basiti, davanti a determinate situazioni si resta anche male, quando noi invece l'educazione dovremmo averla proprio nell'indole, no? Cercare un po' di usare determinate accortezze o accorgimenti presso il prossimo mi sembra la cosa più opportuna. È che a volte si perde questo, e magari la scusante classica è: ma lavoriamo tanto, siamo stressati. Non è vero. Basta quella. Guarda, io ti dico che il mio motivo personale per cui sono andato via da Roma, che è la città nella quale ho vissuto 24 anni, è stato fondamentalmente questo, perché la gente era di un insopportabile. Io giravo con la moto, perché muoversi a Roma è l'unico modo, di avere un cavolo di due ruote, cioè devi cominciare dalla mattina, che devi fare con quello semaforo che si attacca, quel cretino con la smart che ti si attacca perché devi dimostrare che lui ha quattro ruote, ma ha speso i soldi per la smart e ti può fregare in corsa il motorino, a chi ti prende, a chi non gliene frega niente, se attraversi lui ti apre lo sportello, paf, e ti fa cadere, e vuole anche avere ragione, e ti si mette lì a urlare contro. Cioè, sì, ormai sono abbastanza, e tra l'altro la cosa che mi viene in mente attraverso queste parole, sai cos'è, Francesco? Il fatto che tu hai anche timore a volte di essere gentile, perché pare che poi l'esserlo a volte intimorisca te stesso nei confronti di chi è esuberante, giusto anche per un semplice parcheggio, no? Guarda che prego, io ti ho detto di Roma, io ho vissuto anche parte della mia vita in Veneto, e ti dico, lì magari sì, problemi di gentilezza non ci sono, i veneti sono particolarmente gentili, però credi che farsi un amico lì è veramente difficile, la gente è estremamente chiusa. Esatto. Estremamente chiusa. E a me un giorno ho cercato di buttare, dico il nome del paese perché non c'ho niente da nascondere, si chiama Aspresiano, dove passavo lì, ho cercato di buttare dei rifiuti in un cestino della posta, mi è stato detto: lei è estraneo al paese. Lei non può usare, estraneo al paese, è bellissima questa sua. Mi sono sentito un alieno. Tu mi piaci quando praticamente dai queste cose così di secco, perché comunque è vero, cioè non è che dici, li racconta perché no sono verità, e lei dice talmente, io me lo vedo anche Francesco tramite Skype, lei dice talmente serio, ma guardate che me l'hanno proprio detto, cioè è proprio successo così, lei è estraneo al paese, è bellissimo, questo è proprio da poste. Adesso voglio sentire i commenti degli ascoltatori, se qualcuno mi vuole insultare, dai il mio numero in privato, io rispondo.
No, è che a volte sentirsi raccontare la verità, non dico soltanto che fa male, al di là di ricordare la canzone della Caselli, ma è veramente parte di quello che non siamo più. E a volte un minimo di educazione, ma anche quella logica pratica comune, dovrebbe anche essere usata e non soltanto abusata, perché è importante sapere che siamo in tutto esseri umani, al di là di quello che cantava Mengoni. Vabbè. Senti, io come sempre ti ringrazio tantissimo. Attenzione, una cosa volevo dirla, perché so che ci sono aggiornamenti tra breve per quanto riguarda l'applicazione. Sì. Quindi sì, noi saltiamo da un palo all'app, ok? Parliamo della nostra app. Parliamo della nostra app al volo, dimmi. Sì, ci sono grandi novità. Abbiamo da poche ore consegnato la versione 2.3 di IM Social Music News, e adesso bisognerà aspettare i tempi umani di Apple dell'approvazione, però insomma a settimane, nel giro penso massimo di 10 giorni, 15 al massimo, sarà online la versione nuova con tantissime novità. Ci sono tantissime novità grafiche, tante novità nuove, tante funzionalità, sono stati simpaticamente risolti alcuni piccoli problemi, e quindi siamo molto felici e orgogliosi del nostro successo. Speriamo di andare avanti, e continuate a scaricarla, tanto è gratuita, non vi costa niente. Andate sull'Apple Store, digitate IM Social Music News, anzi fate la cosa più semplice, andate su Google, proprio così, facile facile, IAM Social Music News. Il primo link vi appare quello dell'Apple Store. Se avete un iPad, un iPhone e magari anche un Apple TV, perché è bellissima da vedere in televisione, la scaricate in un lampo, non costa nulla. Grazie. Senti, grazie a te di essere stato come sempre protagonista con questo spazio all'interno di World Music Today. Un grazie saluto a me, perché nessuno mi fa gridare. Come ti faccio gridare? No, ma è bello, perché noi ve le vogliamo dire, perché sono effettivamente vere, al di là che poi siamo a 10.000 e passa, a 13.000 chilometri di distanza. No, io vorrei soltanto che non passasse una cosa che, come dire, la troverei odiosa sul serio. Bene. Che te ne sei andato dall'Italia e adesso sputi veleni. No, no, anche perché tu non te ne sei andato dall'Italia, questo bisogna anche sottolinearlo, perché dipende. No, perché io vado e vengo. Ecco, appunto. Poi lavori in Italia, perché comunque parlando, esatto, di quello che è se continuo così il lavoro lo perdo. Quindi delle volte dovrei anche forse mettermi un tappo in bocca. Sono fatto così, purtroppo, oramai a 51 anni non cambio. Bravissimo. Diciamo. No. Credimi, e non ne vale la pena. Un saluto a te, un saluto a Sandro. Grazie. A ciao, presto, ciao. World Music Today. World Music Today.